Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con l'unboxing dello Smart UPS targato APC, ovviamente parliamo del modello da 2200 V/A. Il sistema in questione è studiato per supportare in modo adeguato sistemi, per esempio multi monitor con sistemi desktop in abbinata, particolarmente esosi dal punto di vista delle richieste energetiche. Altrettanto è ovvio che potete comunque collegarci anche un semplice portatile, ma viste le dimensioni di cui parliamo, lo Smart UPS in questione è decisamente più adatto a sistemi desktop, con particolare attenzione, per esempio, alle workstation. Procediamo adesso all'apertura del cartone. Come vedete, vi arriva poi a casa con tanto di, ovviamente in ufficio, con tanto di multiprotezione. Come vedete, appunto, abbiamo una parte in carbone particolarmente abbondante, abbiamo poi parti in polistirolo che vi permettono una facile protezione degli angoli, abbiamo poi anche una parte interna costituita da sacchetti per quanto riguarda i cavi, poiché già di base vi arriva appunto in dotazione un set di cavi, così da iniziare fin da subito a, come potete apprezzare, utilizzare il vostro sistema. Vedete, quindi abbiamo una dotazione decisamente interessante. Per quanto riguarda poi lo Smart UPS vero e proprio, procediamo ora all'apertura del nylon, altri cavi. Abbiamo quindi spine, in questo caso per esempio parliamo di sciucco, quindi abbiamo una grande capacità di portare il segnale elettrico, così appunto da non avere particolari problemi. Si ricorda appunto che lo Smart UPS in questione, come vedete, abbiamo anche un cavo USB tra le altre cose. Lo Smart UPS in questione infatti poi sarà pilotabile, come vedremo, anche da computer. I cavi sono spessi, ben isolati, quindi non si pone particolari problemi in merito appunto all'eventuale utilizzo anche in condizioni impegnative. Nello specifico vediamo appunto all'interno del nostro packaging, come vedete è decisamente ben imballato, vi si ricorda appunto vi arriva a casa in ufficio con un bancaletto. Quindi la protezione e la sicurezza durante il trasporto è decisamente valida. Come vedete, noi si consiglia appunto l'utilizzo di un amico, quindi chiedete un help a un amico in modo tale appunto da poterlo disimballare in tutta sicurezza, così appunto da poterlo poi iniziare ad usare. La demo sullo spacchettamento si conclude così, come vedete non c'è altro da mostrarvi, andremo quindi a estrarre lo Smart UPS, andremo a fotografarlo, vi renderemo tutto disponibile sul sito web. Pertanto vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social, li trovate linkati in fondo al video. Adesso abbiamo concluso, grazie, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragazzini.